A questa nuova puntata della Chiappa Ospiti, questa nuova serie del 2020, e questa, questa volta abbiamo veramente in studio un personaggio importante. Possiamo definirlo il più grande trombettista del Golfo di Gaeta e con noi il maestro Gianmarco Tafuri. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui, ringrazio Giovanni per l'invito e giunga a tutti voi il mio più affettuoso augurio di inizio 2020. Allora, avete visto, già si è presentato bene. Gianmarco, stai tranquillo, qui siamo Certamente. Tra amici. Certamente. Ecco, tu sei abituato Molto vai. rilassato. Ecco, sei abituato ai grandi pubblici. Siamo io e te qui parleremo un po' di musica e di qualcos'altro in questo frangente. Tu sei molto giovane, cioè avevi 23-24 anni? Sì, 23 anni, 23 1996. Anni. E sei di Gaeta. Di Gaeta, esatto. Allora, eh, vediamo un po' come possiamo iniziare questa nostra chiacchierata, perché io so che tu hai studiato, giustamente, essendo a Gaeta all'Istituto Nautico. Sì, che oggi non si chiama più così in seguito alle diverse riforme che hanno fatto sulla scuola, partendo dalla riforma del ministro Germini con il governo Berlusconi, in seguito con Giannini e poi con la buona scuola di Renzi, ora si chiama istituto tecnico trasporti e logistica. Bene, anche questa tua spiegazione ci fa piacere, eh, però poi sei andato a finire al respighi di latina. Sì, io ho alternato l'Istituto Trasporti e Logistica con il Conservatorio, quindi ho affrontato due realtà stando a Gaeta e facendo comunque sia un bel percorso di scuola e di conservatorio avanti e indietro, perché comunque sia richiedeva l'obbligo di frequenza il Conservatorio. Spiegami, come mai un figlio di un ex comandante di, della marina mercantile, di una maestra mi sembra che è tua madre, eh? Sì. Eh, tu diventi trombettista? Ma eh, la passione per la musica è nata in me sin da quando ero piccolo, quindi dall'asilo. Ascoltavo i dischi di Louis Armstrong, ascoltavo Frank Sinatra. I miei genitori hanno comunque sia trasmesso in me anche questa passione perché avevano anche loro un hobby, che era quello del ballo, hanno consumato le piste quando io ero piccolissimo e ancora prima di nascere. Quindi, questa passione secondo me è nata anche da lì e se ci possiamo rifilare una battuta, anche se ero all'interno di mia mamma, ascoltavo quella musica. I lisci, il tango, quindi allora, è stata fai, questo, una bella cosa. Questo dimostra che la musica fa bene, no? Certamente eh, anche prima di nascere, ecco, quando uno è sì. stato interessante. Infatti, secondo gli studi di numerosi psicologi, anche sulle ricerche che hanno fatto, anche in quel momento la musica è importante ed è parte di noi. Addirittura ho letto da qualche parte che la buona musica fa fare più latte alle mucche e molte, eh, molte aziende usano proprio mettere una musica di sottofondo per, per sì, rilassare. Sì, la musica stimola il corpo e la mente, e invoglia di più a lavorare e determinare le persone nei loro scopi. E come mai hai scelto proprio la tromba? ma la tromba perché comunque sia ascoltando Armstrong io ero affascinato da questo strumento meraviglioso e, ed inoltre in famiglia avevo già dei musicisti mio fratello con il sax l'altro mio fratello con il clarinetto e io ho deciso di passare alla famiglia opposta che era quella degli ottoni e quindi la tromba quindi rimasi affascinato sin dall'asilo da questo strumento ma visto che sei ferrato su questo argomento no? mi sembra allora ti voglio chiedere Sai quando è stata trovata la prima tromba? Nel mondo è stata scoperta? Ma La prima tromba nel, nel mondo diciamo che è stata scoperta sin dall'antico Egitto. Cioè, All'inizio le trombe non erano come quelle di oggi in ottone, no? quindi questa lega inossidabile di, di rame e di zinco, erano in bronzo, non avevano, non avevano tasti. Poi si è passato pian piano, negli anni, quindi durante il periodo storico musicale, al perfezionamento eh, di, di questo strumento. Man a mano, appunto, si è migliorato questa tecnica di musica e questo strumento è cresciuto sempre di più negli anni, migliorando la, la qualità e per come lo conosciamo oggi oggi è di un materiale molto più resistente e molto più efficace in effetti. La prima tromba è proprio stata trovata in Egitto se si può fare l'accostamento con la, la, sì. lo strumento attuale. Addirittura mi risulta che gli antichi romani usavano una specie di tromba che era la tuba, la tuba per sì. dare proprio segnali a, ai soldati. Sì, infatti all'inizio veniva utilizzata per scopi militari mh, questo strumento. Come si chiamano quei tastini? De... I pistoni. Sono I pistoni, perché I pistoni. poi eh, sono stati inseriti nella tromba moderna più o meno nel 1800, ai primi dell'Ottocento che prima si usava soltanto soffiare in queste sì. pseudotrombe eh, utilizzando proprio il fiato. Sì, però il suono non era come quello di oggi, magari era più tendente verso un corno, quindi un suono più scuro e non più squillante come quello della tromba, ecco tutto qui. Quanti tipi di trombe ci sono? Assistono. Ma dipende. Si possono suddividere. in Sì, esiste vabbè, la, la tromba, quella classica, poi abbiamo la cornetta, poi abbiamo il flicorno, poi il flicornino. Per esempio, ce ne sono ci, ci sono delle sigle che io non ci sono sono un delle... esperto Per esempio, LT sono le cosiddette trombe leggere. Sì, so se è vero. Sì, è vero, vero, vero. E le M sono quelle pesanti e quelle G di rame che sì. possono fare già una prima divisione secondo sì. questo metodo qua. E poi, come dicevi, te, la, la, la tromba è simile al flicorno, più o meno come, come suono? Sì, come suono, come, come posizioni. Sì. Solo il che il flicorno ha so, un suono più scuro, mentre la tromba ha un suono più squillante. Poi la cornetta ha un suono più acuto. E che differenza c'è tra, per esempio, la, la cornetta e il trombino? Che il trombino, diciamo, suona dal punto di vista tecnico un'ottava un proprio superiore a quella cioè, della, della tromba. Acuto. Sì, e infatti viene utilizzata per di più per la musica barocca Invece e solo, cornetta, per poi... solo per quel tipo di musica, mentre sulle altre, sulle altre musiche vengono utilizzati altri tipi di tromba. Infatti, ma la cornetta è quella che si usa anche la cornetta. Sarebbe il soprano. In poche parole la, mh, sostituisce la voce del soprano. Spesso a volte ho visto in qualche concerto magari che c'è un tipo di tromba che ha, viene usata anche la mano per, nella parte finale, per modificare un po' il sì, suono. Sì, sulla campana, certo. Può essere utilizzato in assenza di una sordina per modificare il suono e modularlo, ma questo è più tendente verso la musica jazz. Più o meno ecco insomma tu hai citato dei trombettisti famosi dai quali lui Armstrong, Armstrong Miles Davis sì. eh, Dizzy Crespi, addirittura Luis prima eh, grandi della musica Jet Chet Baker eh, in, in italiano eh, Nini, Rosso, Nini Rosso possiamo Rosso, dire che si è E Fabrizio Bosso Fabrizio eh, Bosso ehm abbastanza bravo, una, pro, una persona professionalmente in gamba, preparata, non ho avuto mai il piacere di incontrarlo, però ho ascoltato, ho avuto modo di ascoltare numerosi suoi successi. Vabbè, magari ti vedrà qui a Telegolfo e... Ti metteremo in contatto e ci proveremo, no? Ci proveremo, e, lo e spero. Troi Paci anche ti può piacere come tipo di... Musicista. Certamente, io apprezzo ogni musicista per le sue capacità, per la, per la loro professionalità e per il loro modo di suonare. Ogni musicista ha una Ma sua... Tu arte. A chi ti ispiri, Tra tutti questi che abbiamo nominato, sia italiani che stranieri? Io mi ispiro mh, attualmente... Più verso um, Louis Armstrong, perché è stato il primo Ninni Rosso, e a volte anche su quelli jazz, anche se non è il mio genere, perché la mia tecnica è più tendente verso il classico e non il jazz. Tu hai avuto esperienza anche nella banda musicale di Gaeta? Sì, ma eh, non solo. Sei, hai suonato anche in qualche orchestra? Sì, nell'orchestra del Conservatorio Lespighi, quando il maestro aveva necessità di chiamare dei musicisti, io ero sempre in prima linea pronto a sostenere questa musica eh, classica nell'orchestra. Ricordo un aneddoto importante, fu quello del, dei primi anni di Conservatorio quando ci furono i 150 anni dell'Unità d'Italia, la prima esperienza fu quella dell'orchestra, quindi totalmente diversa da quella ecco, bandistica. Appunto, che differenza c'è tra la banda? e l'orchestra ma innanzitutto la banda come mh, viene considerato per me un insieme di persone fisiche che si radunano in un luogo e che affrontano le tematiche musicali le argomentazioni legate alla musica senza scopo di lucro e viene considerato più un divertimento quindi coloro i quali vogliono suonare vogliono interagire con la musica vengono in banda si divertono e viene, e viene fatto tutto questo grazie all'aiuto di un direttore artistico, un direttore artistico che interagisce con tutti e invoglia anche gli altri a venire a suonare. Poi lo scopo bandistico come concerto, a parte quello di Natale, eh, le numerose uscite sono state fatte per le cerimonie religiose in strada, però la professionalità di una banda è totalmente diversa da quella di un'orchestra, cioè nell'orchestra ci sono tutti maestri o comunque neo maestri o aspiranti maestri che suonano la musica in una maniera totalmente diversa da quella della banda, cioè lì bisogna essere concentrati, determinati, pronti, vigili, attenti e, e se soprattutto seguire il direttore d'orchestra che è molto più professionale rispetto a uno della banda, senza togliere nulla, coloro i quali sono direttori delle, di bande che sono bravissime persone con cui ho collaborato negli anni Ricordo che la prima esperienza in orchestra fu quella dei 150 anni dell'unità d'Italia, come accennavo prima. E il maestro, in primo luogo, quando iniziai a suonare, mi disse con una botta di, di gamba, così che cosa stai facendo? Allora io gli dissi: maestro: io sto suonando questo pezzo che eh, tra l'altro era Giuseppe Verdi no? la Ida. Io ero in piedi insieme ad altri ragazzi eh, con le trombe egizie, no? quelle a un solo tasto. E mi disse, tu devi suonare non così come è scritto, ma devi anticipare leggermente, perché siccome noi siamo lontani dal direttore d'orchestra, quest'ultimo, se tu suoni secondo questo tempo e l'entrata giusta, gli arriva leggermente in ritardo, invece anticipando prima gli arriva al tempo giusto. E in questo modo evitiamo riprese. E, que e quindi questo è stato meraviglioso la prima, il primo impatto con l'orchestra. Quindi sono due ambienti totalmente sono diversi segreti, con insomma, la beh. banda. Sì, eh. sì. Poi il segreto più importante sia nella banda che quello dell'orchestra è seguire lo spartito e con la coda dell'occhio riuscire a guardare il direttore. Quindi questa espressione mimica direttoriale che è importante. Perché un direttore non deve essere bravo solamente non nel portare il testo. Come tutti, anche nella banda, ognuno ha il suo spartito. Certamente... Non serve il direttore. Sì, il direttore è una figura fondamentalissima all'interno della banda. Non solo perché deve coinvolgere i ragazzi e cercare di... Farli studiare di più, di seguirli mano a mano o di portare tempo, ma è anche quello di invogliare i ragazzi ad attaccare correttamente e invogliarli ad entrare nella maniera giusta e dargli quella sicurezza necessaria affinché lo scopo, che è quello di suonare e far divertire alla gente, venga messo alla luce. No, sarebbe il caos, no? altrimenti sì, ci sarebbe il caos. Poi, nel, mm. nelle bande, sia nelle orchestre, il direttore è una figura professionale superiore solitamente agli altri perché ha dei titoli particolari infatti il direttore non a caso sono dieci anni di direzione d'orchestra che si fanno in conservatorio solitamente anche un compositore quindi parliamo di persone di profilo di alto livello sì cioè, tu consigli ecco prima, ai bambini di entrare prima in una piccola banda magari di città per sì. poi proseguire a fare esperienza perché è importante fare le cose passo passo certamente non cioè, si diventa eh, come te un maestro trombettista così dall'oggi a domani no? no. c'è una serie di, anche di sacrifici da fare una serie no. di itinerari da seguire scrupolosamente e poi come sottolineavi tu prima è un percorso che mh, si deve fare gradualmente la musica è un continuo imparare tu consigli ai genitori ecco, magari invece di mandare tutti i i propri figli a fare solo sport anche di farli avvicinare al mondo della musica certamente. nelle bande eh, in modo che da crescere nelle anche. bande certamente non solo nelle bande ma anche presso professori privati o comunque con, nei confronti di, di tutti coloro i quali vogliono divertirsi, star bene e Imparare uno strumento in maniera efficace. E tu, adesso che diciamo sei un professionista, possiamo dire. Eh, con, provo, continui, continui ad allenarti? Certamente, ogni giorno. La tromba. Quanto, come... quanto tempo al giorno dedichi alla tromba? Beh, un'ora e mezza, due è sufficiente. È sufficiente, non che sia efficace, è però. È il minimo, diciamo. No? È il minimo, perché ci sono delle persone che si allenano di più. Quando ho tempo, io mi alleno anche sulle tre ore. Bene, questo lo dicevo prima, è anche un sacrificio perché certamente ci sono persone che magari preferiscono andare a bigherlonare no? in giro. <ride> Invece tu ti dedichi alla musica, alla tromba in particolare. Allora, poi ehm, tu hai anche collaborato con la banda Scipione di Formia, si. Sì. Insomma, l'hai girato un po' tutto, San Giorgio Alliri, mi sembra pure essere sì. stato a Esperia. E come fai poi? A contattare e a collaborare con tante bande diverse, diciamo che con questi complessi che sono stati per me molto importanti, hanno aiutato a crescere la mia persona e la mia esperienza musicale perché, comunque, la musica è anche questo: riuscire a migliorare anche sentendo gli altri. Perché nella musica è importante questo, ascoltare l'altro e non suonare forte. Quindi è un continuo imparare e imparare e soprattutto apprendere anche. Da altri non è solamente studio, studio, studio perché l'esperienza bandistica e orchestrale è fondamentale per ehm, interagire con gli altri. È importante anche fare comitiva, no? Perché Certamente si il gruppo è un la... gioco di squadra e un'unione che fa la forza perché all'interno delle associazioni noi ci definiamo comunque sia un insieme di persone fisiche che si radunano in quel luogo lì. Per divertirsi innanzitutto e poi stare bene, quindi trovare quell'armonia reciproca, stimolare il corpo e la mente. Infatti con diversi complessi bandistici molte nozioni di musica sono venute a galla e io sono riuscito a migliorare sempre di più, anche nell'ambito orchestrale, perché nelle bande il repertorio bandistico che è diverso da quello classico comunque sia, e viene arrangiato per banda. Però quando andai in orchestra, io determinati pezzi, come ad esempio la, la norma, riuscì a, ad apprenderla alla perfezione la traviata. La traviata fatta per banda, per esempio, sarà diversa dalla traviata fatta in orchestra. Inoltre poi consiglio a tutti, come sottolineavi prima, l'importanza della musica, in particolare ai, ai bambini e tutti coloro i quali si vogliono avvicinare a questo mondo. Ma che poi è importante anche il viceversa, no? dicevi. Che è diverso un brano eseguito dal, dalla banda che poi diventa diciamo, stravolto tra virgolette nell'esecuzione orchestrale. Sì. A volte è vero anche il contrario, no? perché io, molte volte, ho ascoltato delle bande, delle esecuzioni di brani di musica leggera. Nel caso di cui vi sto parlando, era un omaggio a Lucio Battisti, fatto per banda sì. e assume veramente. Eh, dà un'emozione diversa dalla classica, mh, dal classico brano di Lucio Battisti perciò dico è irreversibile la cosa cioè un brano di, di banda eseguito da un'orchestra Magari diventa una cosa più maestosa, più sì, perché nell'orchestra ci sono sì, quegli sì. strumenti che nelle bande di paese non, non ci sono, come per esempio il uh, fagotto. Un fagotto è, è difficilissimo trovarlo. Te, Gli archi, ecco... i violini, la viola da gamba, quindi c'è tutto un una, ecco, una strumentazione e un'altra musica. Quindi abbiamo, abbiamo cambiato completamente spartito. Quindi c'è tutto lì al completo. Poi, ovviamente, sono tutti maestri e si suona prettamente repertorio classico nel... tu che sei stato nelle varie bande da piccolino penso no? sì io iniziato ho iniziato molto... all'età di otto anni proprio la prima esperienza è stata quella delle bande cioè il che strumento hai iniziato a suonare sempre, a anni, sempre la a... tromba io ricordo era più grande questo strumento che io cioè all'età ecco, di otto anni meravigliosa esperienza bello di, di bambino in una banda no? eh, gli altri amichetti che suonavano nella banda altri ragazzi come te giovani che strumento preferivano cioè perché io conosco alcune persone, eh, alcune bambini diciamo che non, non amano il clarinetto, eh, alcuni che hanno una predisposizione particolare per un altro strumento, magari che, che preferisci il rullante, eccetera. Nella tua esperienza ecco, con la, le, le tue bande iniziali, qual era il tipo di strumento che più il ragazzino voleva eh, per sé ma diciamo quando ho iniziato io nel lontano 2005 il, gli strumenti più gettonati erano proprio i clarinetti noi eravamo tanti però i clarinetti lo erano ancora di più di noi e poi ovviamente i classici strumenti pianoforte, chitarra che nelle bande solitamente non, ven ma non vedo vengono vedo mai inseriti ultimamente molte bande non hanno più i basso tuba no? Come mai secondo te? È perché è uno strumento difficile. È uno strumento difficile. Oltre che pesante. Oltre che, oltre che pesante, diciamo, trasportarlo. Perché comunque preferiscono suonare. Viene sostituito, da? Mh, viene sostituito dal trombone, solitamente. Ma poi bello, il la, sì, trigger, sì, basso tuba. Fine. Sono pochissimi, sono pochissimi, <ride> però comunque sia. Lo suonano, lo suonano ancora in tanti questo strumento, non come i clarinetti o la tromba, perché poi disse un mio carissimo maestro in conservatorio che per ogni tromba, ogni singola tromba, ci servono otto clarinetti. E quindi la tromba è uno strumento forte, non perché lo sono io, tromba, trombone, gli ottoni sono forti, si sentono sia nelle bande sia nelle orchestre. Ecco perché la bravura, no, dicevo prima, non è quella di suonare forte, ma di suonare come è scritto lo spartito e cercare di suonare piano perché alcuni ambienti purtroppo non consentono alla tromba di dare la massima carica, chiamiamola così. Vabbè, tu hai partecipato, come hai detto, a numerose cerimonie militari, la ecco stazione sì. del 4 novembre, eccetera. Ormai sei ricercatissimo in zona, si, sì, mi chiamano a sempre perché hanno bisogno del, dell'esecuzione del silenzio fatto in un certo modo. Però ho saputo che attualmente studi giurisprudenza, è vero questo? Sì, sì, comunque rispondendo alla domanda di prima, Beh. caro Giovanni, le cerimonie militari mi hanno dato modo di avvicinarmi di più al mondo, ecco, appunto al mondo militare, al mondo della politica locale del, del, dei vari paesi, in particolar modo quello di Gaeta. Ed è proprio questa la prova che la musica ha un grande potere perché dietro semplici tre note, sol, do, mi, che alla fine sono le tre note del silenzio. Siamo riusciti ad avvicinarci al, all'ambito militare e all'ambito comunale anche in queste numerose cerimonie. Ancora oggi mi chiamano. Ricordo quando fui assente per un motivo di salute, per il dente, dente del giudizio, non potevo suonare e si sentiva la, la, la mia mancanza. diciamo Si sentiva parte... la mia mancanza, poi è un grande onore essere lì davanti al picchetto siamo tutti emozionati quando succede solitamente doveva andare la banda ma non sempre la banda è disponibile quindi mandano solo il trombettista a fare il silenzio in memoria dei, dei defunti Vabbè, una grande poi c'è anche una curiosità, una leggenda legata al soldato Helicomb soldato Helicomb della guerra di successione, e fece dedicare al figlio ucciso, che si trovava nell'altro schieramento, quindi nel sud, nella guerra di secessione, l'America del Nord America l'America del Sud, non riuscendo a trovare la banda, perché non era disponibile, fece suonare a un trombettista in silenzio, nonostante il figlio fosse nemico, perché era schierato dalla parte opposta, e questo capitano Helicomb fece dedicare questo pezzo al figlio ucciso, nonostante tutto. Vabbè, vedo che proprio ti appassiona la tromba e la sua storia. E... Eh sì, è importante anche la storia e l'estetica musicale. Nel... La tuta grande che vorresti fare? Io sono un tipo. No, vocato, che studia, un studia, musicista. Ma Giovanni, io sono un tipo che aspetta pazientemente perché credo che la vita sia imprevedibile e, come tale, siamo in attesa di trovare la scelta giusta. E la prima cosa da fare è quella di ottenere i requisiti necessari affinché questo sogno possa avverarsi e quindi riuscirsi a sistemare nel mondo del lavoro nel migliore dei modi, avendo tutti i requisiti a disposizione. Non basta mai abbandonare la droga, certamente la musica. la musica, mai non deve essere mai abbandonata, e avendo tanti requisiti, la scelta è polivalente perché non è solo un ambito specifico come quello della musica. E ahimè, sfortunatamente attualmente i concorsi sono fermi perché l'insegnamento purtroppo ha pochi eh no. posti a disposizione. Va bene, allora dicevamo un consiglio prima di chiudere per chi vuole entrare nel <ride> mondo della musica e della tromba in particolare. Ma un consiglio è quello di essere innanzitutto eh, appassionati di musica, vi deve piacere, eh, bisogna stare bene, non bisogna forzare assolutamente verso qualsiasi tipo di strumento i nostri ragazzi e in poche parole nella musica ci vuole anche quel che diceva anche il Presidente della Repubblica al discorso di, di fine anno aggiungiamoci a, a, ecco un concetto di giurisprudenza senso di responsabilità quindi il senso di responsabilità non è solo quello di essere determinati e sicuri nel fare le cose ma di essere comunque sia abbastanza capaci ed essere consapevoli di ciò che si faccia perché è la massima, il senso di responsabilità, la massima espressione eh, di libertà e di difesa dei valori e dei principi mh, su cui si fonda la nostra prestigiosa Repubblica. Anche perché come dicevi tu citando Armstrong e, e, e gli altri grandi della musica eh, è strano che un ragazzo della tua età insomma, ascolti questo tipo ah. di musica, eh, consigli ai giovani della tua età più o meno di, di ascoltare qualsiasi tipo di musica perché serve proprio a, a creare uno, uno spirito per poi che ne so, poter anche giudicare eh, gli artisti moderni facendo confronto con quelli del passato. Perché vedo che molti ragazzi della tua età. Ascoltano solo rap, magari il pop, trascurando. considerando vecchia quel tipo di musica di cui abbiamo parlato prima. Ma qui c'è un discorso molto importante, articolato. I giovani, comunque senza togliere niente alla musica rap, al pop. Bisogna ascoltare tanti tipi di musica e bisogna capire che la musica classica. E insieme anche a altri tipi di musica che può essere Celentano, Gianni Morandi, questi cantanti che come hai definito tu del passato, sono personalità importanti che hanno una preparazione e professionalità elevata. E ci sono anni e anni di studio. Io per poter suonare un pezzo di musica classica, io, come qualunque altro musicista, dietro ci sono anni e anni di studio, di sacrificio, ma soprattutto di costanza, perché ogni giorno si studia costantemente affinché quel pezzo venga bene. Non a caso qui c'è anche un concetto di arte, perché la musica è arte. E non è solo come la interpreta qualcuno che è un istante di effimero splendore l'arte. Secondo me, l'arte è un qualcosa di bello che eh, rimane, quindi è bellezza eterna l'arte, qualcosa yeah, che si, si conserva bene nel tempo con grazia. Questo per me è un concetto di arte e non a caso è legato proprio alla musica classica. La musica classica non tramonterà mai, è una bellezza la musica classica come pure l'arte in generale. Basta guardare il 75% del patrimonio artistico culturale del mondo che è in Italia. Il Colosseo è proprio un'arte che rimane lì, immutabile, bellissima. Nel, Bisogna conoscere nel le origini e attaccarsi sì. alla nostra storia. anche Quindi musicale. consiglio ai ragazzi di controllare e studiare anche i musicisti del passato perché hanno la loro importanza. E ancora oggi sono superiori a tantissimi altri artisti moderni. Che Sicuramente. Nel giro di magari pochi. Pochi anni, no? Sì, magari c'è la moda del, del momento e poi magari in seguito ci saranno altri tipi di moda, però comunque la musica classica non, è tutta una cosa. Mai. Ma Verdi no, è. Mozart, Beethoven assolutamente. Tutti. Poi con le loro grandi capacità, l'Orecchio Assoluto di, di Beethoven è una cosa meravigliosa. La più bella sinfonia di Beethoven, che l'anno la nona, è stata fatta quando Beethoven era sordo. Quindi. Vabbè, con te potremmo parlare ore e ore, però insomma, diciamo, Abbiamo contensato. Io spero strada. di ritornare qui certo, per poter interloquire no. con tutti voi sempre di argomenti legati alla musica, parliamo di tutto ciò che vi piace. Di più. La prossima volta porteremo a fianco a te un rapper così vi confronterete. Hai ah, su... il mio amico, c'è eh. un mio carissimo amico che è rapper. Ecco, eh. A proposito di amici, vuoi salutare qualcuno? Approfitta. Sì, io eh. saluto tutti quelli che conosco, è stato un piacere essere qui con voi quest'oggi e spero di, di essere stato abbastanza aiuto per chi si volesse avvicinare al mondo della musica e ringrazio tutti quelli che mi conoscono a partire dalle dalle associazioni musicali e alle orchestre e al mio maestro che e al mio maestro che è di Roma e che saluto chi è? Il maestro Spirito mm. il maestro spirito e il maestro Savioli perfetto di no, Terracina. Vi saluto Adesso... affettuosamente, però aspetta, eh. Non te ne puoi andare così senza no, no, assolutamente. Da, da farci ascoltare un pezzettino un 30 secondi di, di, della tua tromba un Certamente. A, tuo, a tuo piacimento. Con piacere, Te lo faccio io visto che siamo i soli e te, ma sicuramente grazie, nostri... Giovanni. Il primo pezzo che ho sentito di Frank Sinatra, è meraviglioso. Eh, my Way, infatti, eh, ti mette un'emozione indescrivibile. Poi, suonato da un maestro quale sei te, insomma, è un pezzo abbastanza difficile. Possiamo dirlo. Ti ringraziamo per questa tua esibizione. Grazie a voi, Giovanni. Questo bilancio lo dedichiamo a tutti i nostri telespettatori che ci seguono dal golfo di Gaeta, dalla Campania. Eh, ti invitiamo a tornare in studio. Certamente. Eh, anche tu hai un profilo sui social. Magari qualcuno sì, ti vuole su conoscere, Facebook Gianmarco Tafuri Marco Tafuri, poi l'abbiamo visto anche eh, nella sua impressione. Io non ho parole per ringraziarti. Vi spero di rivederti Grazie tutti voi, presto, e quando avrai. Anche un, un futuro da presentatore televisivo, eh, dalla cavi abbastanza bene. Ah, ringrazio perché, Giovanni. Perché hai patronanza del de linguaggio, e, um, buchi lo schermo, come si dice, e tienici informato sulle tue prossime esibizioni. Sì, la prossima esibizione è questa domenica al Teatro Arison di Gaeta con il complesso bandistico Città di Gaeta e Città di Formia. Facciamo un grande concerto eh, per terminare il periodo natalizio e siete tutti invitati. Va bene, allora ringraziamo il maestro trombettiere Gianmarco Tafuri, possiamo dire uno dei più grandi trombetti. Il, il primo maestro di tromba laureato in musica in, a Gaeta. Ecco, del sì. Golfo di Gaeta, allora non sbagliavo, lo ringraziamo e salutiamo i nostri telespettatori con il nostro motto che state buoni se potete. Alla prossima!